Le società di leasing stanno svolgendo un ruolo importante per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Cosa hanno fatto e cosa faranno per sostenere questo comparto? Ma stiamo parlando di un settore che negli ultimi tre anni e cinque mesi ha finanziato oltre 9 miliardi di euro. Quindi non si può parlare di un prodotto di nicchia ma di un prodotto in, molto importante, stiamo gestendo un portafoglio consistente e anche le società di leasing si stanno evolvendo in questo senso. Grande attenzione a quelli che sono gli investimenti in essere e pertanto eh, sono state poste in essere tutta una serie di situazioni di monitoraggio eh, del proprio portafoglio, alcune società di leasing già hanno messo in piedi una serie di iniziative per controllare e monitorare l'investimento del cliente e dall'altro eh, il proprio investimento, in questo caso il finanziamento in leasing, come eh, tramite eh, del, dei pacchetti, dei device che eh, vengono applicati agli impianti e consentono in qualche modo di poter verificare le performance dell'impianto eh, e pertanto tenere sotto controllo il, eh, la produzione di energia eh, effettuata. In questo contesto, nei primi cinque mesi del 2013, abbiamo finanziato qualcosa come 500 milioni di, di euro. Eh, C'è però grande attenzione anche a quello che non è fotovoltaico. Eh, anzi, eh, abbiamo prodotto uno studio con Energy Strategy sulle bioenergie e sul risparmio energetico. Anche in questo caso, i margini di crescita del prodotto lisico sono estremamente interessanti e quindi siamo estremamente confidenti per il futuro. È in crescita la quota di mercato del leasing nel settore? Beh, stiamo sempre parlando comunque di un, uh, di un fenomeno a, a doppia cifra, quindi anche in questo caso i margini di crescita sono sicuramente molto, molto importanti. Quali sono le prospettive del mercato a seguito dei recenti cambiamenti della normativa? Le prospettive, al convegno questa mattina ho richiamato una frase di, di Tom Hanks, Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini non sai mai quello che ti aspetta. Ecco, purtroppo negli ultimi anni troppo spesso abbiamo richiamato questa frase per poter descrivere quello che avveniva nella green economy e nonostante tutto i numeri sono stati molto interessanti. Sicuramente per tutelare gli investimenti futuri sarà necessario comunque avere una certezza delle regole e in questo modo tutti potranno programmare, sia i finanziamenti, le banche, le società di leasing e gli investimenti la clientela e l'impresa.